Ciao a tutti, oggi prepareremo i cupcake mediterranei con la variante anche ad alberello. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora. Per preparare i cupcake avremo bisogno degli stampini per cupcake, che potete utilizzare sia in silicone che in carta, e per la variante alberello uno stampo a forma di alberello. Gli ingredienti sono per la farcitura yogurt bianco, formaggio spalmabile, pesto di basilico, basilico e pomodorini. Per l'impasto, latte, pomodori secchi tagliati a pezzetti, farina, uova, sale, pepe, noce moscata, lievito per impasti salati, olio, parmigiano, pecorino e yogurt bianco. Diamo il via alla ricetta. Momentaneamente mettiamo da parte gli ingredienti per la farcitura. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e tritiamo per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungere le uova e l'olio. E lo yogurt bianco. Facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5. Adesso aggiungere la noce moscata, il pepe, il sale, il lievito per impasti salati e la farina. E facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 5, mettendo a filo il latte dal foro del coperchio. Adesso andremo ad aggiungere al nostro impasto i pomodorini, li andremo ad amalgamare. Quindi versiamo i pomodorini secchi. Adesso facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 4. Il nostro impasto è pronto, andiamo ad versare all'interno dei nostri stampi. Una volta che abbiamo riempito i nostri pirottini, andiamo a infornarli a forno preriscaldato a 180 gradi per 16-18 minuti. Per
Per quanto riguarda la nostra variante dell'alberello, andiamo a infornare sempre a forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti e poi verificheremo facendo la prova a stecchino. Il nostro alberello è pronto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di decorarlo. I nostri cupcake sono pronti, lasciamoli raffreddare prima di decorarli. Andiamo a preparare la farcitura. Versiamo all'interno del boccale il formaggio spalmabile. Pesto di basilico. E lo yogurt. Andiamo per 40 secondi. A velocità 4. La nostra farcia è pronta, andiamola a mettere in una sac à poche per decorare. Cupcake mediterranei, nella variante anche ad alberello. Grazie e alla prossima ricetta.